Io mi sono laureato a Genova e mi sono laureato con il professor Casiraghi, che a quei tempi era il capo dell'ufficio tecnico, ufficio progettazione dello Piaggio, e mi sono interessato di un velivolo che era in costruzione in quei tempi. Sono entrato alla Piaggio il 2 di novembre del 1956, quindi mi ero laureato circa 7-8 mesi prima e sono entrato perché cercavano un ingegnere. I miei primi contatti con la Piaggio sono stati ad un reparto controllo di collaudo e poi sono andato in un ufficio praticamente di controllo della produzione. Sono stato alla Piaggio per parecchio tempo, fino al 1961, poi è intervenuta una crisi terribile, non si lavorava quasi più, e cercavamo di far passare il tempo, magari giocando anche non dico a carte, ma a guerre stellari. E io me ne sono andato via, sono andato a Milano e ho fatto diverse esperienze, diciamo così. Esperienze da ingegnere, ho sempre avuto la fortuna di applicarmi all'ingegneria, un'ingegneria un po' particolare, cioè un'ingegneria di controllo della produzione. A Milano lavoravo con un'azienda importantissima americana che è la Singer e ho fatto esperienza anche un po' negli Stati Uniti, poi sono tornato alla Piaggio perché la Piaggio cercava una persona da poter fare proprio la mansione che io avevo ricoperto e imparato a fare a Milano. Sono tornato nel giugno, mi pare gli ultimi, o giugno, o i primi giorni di giugno, o il 15 di giugno del 69, 68, scusi, e mi sono interessato subito del controllo produzione. Come sono entrato come categoria prima superiore e dopo 2 mesi sono diventato dirigente, come era negli accordi di quando ho accettato l'offerta della Piaggio. Ho controllato diciamo così, l'ufficio controllo produzione che aveva due mansioni. Controllo della produzione nel senso di emettere i documenti che autorizzavano il lavoro e controllo invece del materiale che serviva per costruire le parti oppure montare le parti. Questo è durato per circa 4 anni, poi la Piaggio ha fatto qualche cambiamento nell'organizzazione di quell'attività e io sono stato deputato a fare un lavoro leggermente diverso, proprio leggermente diverso, che era proprio quello di individuazione del materiale e della movimentazione del materiale all'interno e all'esterno dello stabilimento. La teoria. Diciamo, più che teoria, diciamo così, la filosofia che è sempre rinata alla Piaggio è tutti i pezzi che sono fabbricati, cioè che vengono costruiti singolarmente partendo da un materiale grezzo, li facciamo noi. E questo era un limite, secondo me, perché l'evoluzione era invece di far fare i pezzi a delle aziende che erano magari specializzate per fare certi lavori. Questo poco per volta è successo nella mia esperienza, mentre nei primi tempi, quando costruivamo apparecchi progettati dalla Piaggio, tipo il 148, il 149, di cui ne abbiamo costruiti 400 o anche di più, serie molto notevoli, lì si faceva quasi tutto, eccetto naturalmente i motori, riuscivamo a fare anche le eliche, pensi lei. Ma naturalmente i motori, le
gli oggetti, gli accessori specializzati, non so, gli altimetri, quelle cose lì. Quindi c'erano però un sacco di pezzi, di particolari anche complicati, che venivano costruiti dentro la Piaggio. Questa era la filosofia dei primi tempi. Poi poco per volta ci siamo mossi verso una filosofia un po' più un po' più particolare. La Piaggio costruiva i pezzi più complicati e più difficili, quelli che richiedevano macchinario molto specializzato, competenze molto specializzate, anche laboratori sia di controllo che di trattamento, perché ci volevano, ci erano richieste delle particolari competenze che era difficile trovare, forse adesso è estremamente più semplice. La mia, diciamo, esperienza era proprio quello. Poco per volta ci siamo dovuti abituare a considerare i pezzi che erano, diciamo, finiti, e quindi arrivavano finiti, e questo cambiava parecchie le cose, perché cambiava il momento in cui veramente avevamo bisogno del pezzo, e siccome venivano prodotti fuori dallo stabilimento bisognava organizzarsi per, diciamo, controllare il lavoro fatto fuori, mentre invece per quanto concerneva i pezzi fatti all'interno c'era tutta un'organizzazione di officina che, in funzione delle date che ricevevano, che doveva strettamente, diciamo così, seguire, perché il pezzo venisse costruito nei tempi necessari. Quello era una funzione, diciamo così, particolare e lasciata a, diciamo così, i sollecitatori, come erano chiamati alla Piaggio, che dipendevano dalle officine.